siamo i bellissimi d'Italia, mille sogni dentro noi. Siamo i bellissimi d'Italia, vuoi cantare insieme a noi? E questa sera vogliamo parlare proprio di salute. Buonasera, dottore. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Ringrazio intanto anche la famiglia D'Ambrosio, l'organizzatrice di questo meraviglioso evento e grande finalissima, e l'Antonella Morescanti, la quale mi ha onorato di essere responsabile della Regione Lazio. Avviciniamoci, portando il palco è nostro, sì. Possiamo fare quello che vogliamo prima di iniziare. Quindi, dottore, cioè, ci troviamo qui, quindi spieghiamo un attimo un po' al pubblico qui presente perché vi ho annunciato dicendo che la salute è importante. Cioè, innanzitutto, perché la postura in un uomo e una donna è importante per la salute? Dunque, allora, la postura, innanzitutto siamo qui in questa occasione perché, essendo un concorso di bellezza dove i nostri modelli e modelle che sono all'inizio della loro meravigliosa vita stanno migliorando la loro postura per il loro futuro. Quindi è importante l'aspetto della postura, che sarà colei che nel corso della nostra vita ci permetterà di vivere al meglio le nostre competenze motorie e avere meno problemi da adulto. Quindi cominciamo da loro e a valorizzare la loro meravigliosa, diciamo, postura e tutto quanto da essa possa derivare. Io ho una domanda, giusto così ne approfitto per chiederle una consulenza. Se uno ha un dolore alla colonna, come può agire per, non so, per prevenire forse? Certo. Allora, in merito a questo faccio due immediate annunci. Intanto il primo, come ha detto anche un caro amico attore che è stato presentato ieri, Ennio De Rolandi, dove praticamente la vita ha detto, ha affermato, la vita qualcosa gli ha dato e quindi è arrivato il momento di ridare qualcosa agli altri. Quindi in merito a questo passo un messaggio molto importante per quanto riguarda un problema della postura, perché io, venendo, abitando a Fiumicino, e in merito appunto a Fiumicino, faccio questo paragone dell'essere umano. L'essere umano viene visto come una nave, una barca. In che senso? Dove noi abbiamo una barca fatta di pannelli, paratie, le bollonature, che quindi rappresentano, ad esempio, le nostre articolazioni d'ossa. Poi abbiamo le corde, che sono ben ancorate al porto, quelle rappresentano la nostra muscolatura e i tessuti molli, e in ultimo la barca, la nave, sta nel mare, quindi è l'ambiente e la nostra natura. In realtà, quando succede che c'è un mare mosso, quindi e le funi tra di loro non sono ben tirate, vediamo la nave oscillare, e se le paratie tra di loro non sono ben fissate, sentiamo scricchiolii e rumori quant'altro. Quindi praticamente abbiamo fatto il paragone, le paratie sono ossa e articolazioni, le funi sono la muscolatura e l'acqua è la natura. Quindi, quindi col mare mosso praticamente sarebbe che viene il dolore. Quindi il concetto è questo: da che parte si deve cominciare per affrontare il fatto della postura? Allora, innanzitutto noi dobbiamo agire come per la nave, aspettare che si calmi il mare mosso, quindi levare immediatamente il dolore, non si può fare altro. Quindi la parte farmacologica dei nostri medici italiani, che sono i migliori al mondo, è quella di dare la farmacologia, o noi fisioterapisti e operatori sanitari fare, ad esempio, la fisioterapia strumentale, massoterapia, qualcosa che possa allenire, migliorare o togliere il dolore. Dopodiché abbiamo gli altri due aspetti, la parte articolare, ossea, e la parte muscolare. Tra le due sarebbe opportuno, in un percorso completo, di affrontare prima la parte articolare, perché la muscolatura agisce sulle nostre articolazioni per poterci muovere. Quindi praticamente lì interviene, nella parte sempre medica, nei casi gravi per carità di Dio, la chirurgia. Altrimenti interveniamo con la osteopatia per cercare di agire e liberare un pochettino le articolazioni e quant'altro. E in ultimo, non meno importante, associare la muscolatura, dove per la parte dinamica c'è il meraviglioso sport, tutte le attività ad esse dinamiche, pilates, back school e quant'altro, nonché la famosa e famigerata ginnastica posturale per la nostra postura. Dottore, è stato molto esaustivo, quindi per qualsiasi consulenza basta rivolgersi anche queste sere, anche domani, perché il dottore sarà ancora qui presente con noi, al dottor Lauritano. Ancora grazie per essere stato nostro ospite. Grazie. E ci vediamo domani, arrivederci. No, scherzo. Buonasera, arrivederci. Buonasera.